Quindi cliccate qua dove c'è scritto FW Overhead, che è il nostro pannello per l'accensione degli strumenti. Ora, queste due levette le mettiamo in questa posizione che dovrebbe essere quella originale e fare BAT su ON, STANDBY POWER su AUTO e BUS TRANSFER su AUTO. Tirate giù queste due levette, questa su BAT e questa su APU GEN. Ok. Tiriamo giù queste due centrali, APU su START, su ON scusate, e poi su START. Poi mettiamo le luci in position e il beacon su ON. Apriamo le nostre pompe di carburante. Queste due centrali no, perché come abbiamo visto non abbiamo carburante nel serbatoio centrale. Se avessimo avuto il carburante nel serbatoio centrale, le avremmo tirate giù anche esse. Nel frattempo che il generatore si sta avviando, diamo un'occhiata al nostro cockpit che come vedete non è ancora completamente acceso e poi vedremo come fare. Aspettiamo che si accenda questa spia di colore blu e tireremo giù queste due levette centrali, questa di destra e questa di sinistra. Ok, 1 e 2, perfetto. Ora apriamo il nostro. Ah, questa è la plancia radio dove inseriamo le frequenze per sia radio che per i nav e il trasponder che possiamo. Che è il codice che ci viene comunicato dalla torre di controllo. Se in caso siamo online, dobbiamo inserire il codice trasponder all'interno di questo display. Quindi quello che ci serve adesso è allineare l'iris. Mettete questa manovella su nav, anche questa su nav, e questa manovella tutta girata a destra. Basta. Qua siamo a posto. Tiriamo giù questa leva, si dovrebbe spegnere la luce, ok. Tiriamo giù anche queste leve qua. Sono 6 leve, tranne questa centrale no. Anche questa. Io non uso la procedura quella originale, quella che usano i veri piloti, e quindi vado un po' come mi hanno insegnato un po' di tempo fa, che adesso neanche me lo ricordo più. Comunque, queste due e queste tre sotto, questa le accenderemo dopo. Ora che per il momento siamo a posto, quindi possiamo tirare su il pannello. Ah no, scusate, ho dimenticato una cosa. Mettiamo su on anche la spia del non fumare e delle cinture allacciate. Ok, tiriamo sul pannello, lo metto qua. Spegniamo la luce gialla e passiamo a configurare il nostro FMC.